Utiam unigula usor basogu insegnanti in lingua gorza all'Università di Gorzega. Sogu responsabili di certificazioni di Gorzu e sogu da poi dicembre di 2016 dottori in lingua e cultura regionali. Allora, tesa che ho sostenuto di dicembre ha come titolo Evoluzione di un concetto di lingua polinomica in società corza. È una tesa che ho sostenuto sotto la direzione di Giacomo Moutier e in cui direzione Gio Maria Gomiti. Appartengo all'UMR LISA, dunque UMR CNRS LISA, viene a dire l'UMR logo, identità, spazio e attività, e ha già sostenuto il 73esima sessione CN. Allora, un concetto di lingua polinomica è un concetto che è stato elaborato da Giambattista Marcellesi, una trentina d'anni fa, che diceva all'epoca che c'erano due categorie di lingue. I lingue che sono polinomiche e quelli che non sono polinomiche. Pensando che a un momento tutte le lingue erano polinomiche e che a poco, in cui c'era il politico e in cui l'istituzionalizzazione di lingue, ogni poco di lingue sono diventate lingue che non sono mica polinomiche. A livello popolare, ciò che si è sviluppato è l'idea di accettare o di avere parecchie varietà di lingue. Infatti, sta a fare qui non è mica l'originalità di una lingua polinomica, posto che tutte le lingue hanno varietà differenti. La mia riflessione si è costruita che se la polinomia era un costato e che se infatti il concetto di lingua polinomica era di nuovo un concetto pragmatico che permetteva a un corso di svilupparsi, oggi a chi ne siamo di pratiche polinomiche e sarà sempre, questa qui è infatti la domanda maggiore, sarà sempre sul concetto di polinomia un mezzo più buono per sviluppare la lingua corsa. Una prima via per sapere, per conoscere a questo punto a chi erano i pratici polinomici oggi in Corsica, e una seconda via che lui risponda a questa domanda qui sarà sempre un mezzo più buono per sviluppare la lingua corsa. E basta fare qui per rispondere a sì, per tracciare se due vi ha fatto parecchie inchieste, ha fatto ricerche ananta i pratici oggi a livello di media, a livello della scuola, perché sono i due punti di un sviluppo di lebiga, eh? E se Marcellesi 30 anni fa inizia prova a far entrare un concetto in società e di non pa a scuola. Ho constatato che i pratici polinomici erano ancora di più polinomici che 30 anni fa. In potenzialità, e ven a dire, in perspettive d'avena, per questo concetto qui e dunque per la lingua corsa, ho fatto inchieste, ma una che penso che deve essere messa di più in avanti è un'inchiesta che trattaia di l'aspetto che dopo fa dentro un'educazione polinomica, un'attitudine di l'aiente. E l'inchiesta mostra che dirigeva un'educazione polinomica va al di là degli aspetti linguistici e propone sul concetto qui un'apertura a non ta infatti tutti gli affari sfarenti, e penso che sul risultato qui è stato per me il più importante di ricerca.